Ma io non sono razzista, assolutamente. 2 anni fa l'ho scoperto di non esserlo. Sì, durante il tour. Perché una sera dopo lo spettacolo mi sono fatto una di colore. Ma non sei fidanzato? Sì. Con una che dice di non essere razzista pure lei. Per questo l'ho messa alla prova. Invece è razzista. Perché quando l'ha scoperto si è incazzata. Di brutto. Ma ha pure lasciato. Per un'ora. Mi hai tradito? No. Non è stato tradimento. È stato per farla inserire nella nostra società. E fare del bene al prossimo. Anzi, alla prossima. Del prossimo non mi interessa, mi interessa della prossima. Io le cose le risolvo con i fatti, non con le parole, come fanno gli altri. Io ci metto la faccia, e non solo, anche tutto il resto. Ma niente, era disperata. Avreste dovuto vedere con che atteggiamento mi ha trattato. A casa mi ha tirato piatti, bicchieri. Meno male che è pacifista. Ipocrita. Invece io ho dimostrato di essere aperto con le persone di colore. Per questo ho accolto quella ragazza. Una notte, nel mio hotel, dopo averla conosciuta in un locale. Ce n'erano altre quella sera. Ma io ho puntato lei, perché era la più buona. Mi sono avvicinato e le ho detto, che fai, cioccolattino? Lei si è messa a ridere e mi ha detto che aspettava un'amica. E io mi sono fatto pure l'amica, per non farla sentire inferiore. E poi me le sono fatte tutte e due insieme, per l'uguaglianza. Questa è la prova che non sono razzista. Se fosse successo pure a voi, oggi non sareste razzisti. Direste, fateli venire, certo che c'è posto in questo paese. Li andreste a prendere voi, a Lampedusa, con la barca a noleggio. Così si diventa scafisti. Quindi non sono razzista, assolutamente. Adesso ne ho la prova. Prima avevo dubbi, ora non più. Certo, se vedo una donna bianca fidanzata con uno di colore, penso che a lei le piaccia il coso grosso, ma non sono razzista. È razzismo questo. E se vedo una famiglia con un bambino nero, penso tradimento, non penso adozione, assolutamente. 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 Forse sono razzista col mio cervello, ma non col mio pisello. Quindi avevo bisogno di fare questo test. Anzi, non vedo l'ora di rifarlo. E quella che sta con me non ha capito che sono un benefattore. Mi hai tradito? No. Io sono il nuovo Nelson Mandela. Anzi, meglio, lui non era arrivato a tanto. Faceva i comizi, faceva. Sto scemo. E l'hanno pure arrestato. What you need, some dollars? Hey. Tell me what you need, I got it.